Sono balbuziente. Sì, è da quando sono piccolo che sono balbuziente. Ma tranquilli, oggi andrà bene. Non era un caso grave. Anche se a scuola i bambini possono essere molto cattivi. Fanno bene i comunisti a mangiarli. Voi direte assurdo. La cosa veramente assurda è che io riesca a parlare fluentemente in pubblico in un evento importante come questo. Pensate che alle scuole medie era già strano che io dicessi fluentemente in modo fluente. Con l'adolescenza ho escogitato degli escamotage linguistici per risolvere i blocchi che si venivano a creare mentre parlavo. Ho sviluppato tutta una serie di sinonimi, un bagaglio di parole equivalenti, un libro di vocaboli che mi permettevano di volta in volta di superare il blocco che si veniva a creare mentre parlavo. Chiaramente questa non era la soluzione, perché il problema rimaneva. Con il tempo tutto si è attenuato e in pratica risolto, soprattutto grazie alla terapia. Sì, alla terapia. Andate in terapia, brutti matti, folli, dementi, frustrati. Forsennati, fuori di testa, perché vi serve, si vede. Ma tranquilli, perché il vostro difetto, il vostro blocco potrebbe essere il vostro punto di forza, potrebbe essere la vostra arma segreta. Le debolezze, grazie alle idee, possono diventare la vostra forza. Poteva essere un difetto invalidante, poteva essere un problema irrisolvibile. In realtà questa debolezza mi ha permesso di immagazzinare tutta una serie di parole che io oggi uso nel mio lavoro. Faccio il pubblicitario. E, in pratica, grazie a queste parole, riesco ad ottenere un lavoro soddisfacente. In realtà lavoro nei social media. Sono un pubblicitario, ma non come quelli di una volta, che sceglievano la foto più bella. Scrivevano la frase giusta al posto giusto, andavano a incollare il cartellone o stampavano la pagina pubblicitaria e il lavoro finiva lì. Le persone dovevano solo guardare il cartellone, subivano passivamente, non potevano rispondere. Oggi nei social media le persone rispondono, commentano, condividono, recensiscono, insultano. Il più delle volte passano oltre, ignorano. Chiaramente perché nelle nostre bacheche abbiamo un affollamento di messaggi, di post, di video, di meme, di foto del battesimo della nipote di Zia Assunta, insomma di spam, che poi in italiano significa immondizia, in romano monnezza, quindi a Roma abbiamo la monnezza online e offline. Siamo fortunati. Quindi come riusciamo ad emergere? Come possono le aziende colpire? Come riescono a rendere interessanti i loro messaggi quando si trovano tra gattini pucciosi e le foto di Diletta Leotta? Devono diventare delle persone. Ok, devono diventare delle persone. Devono esprimere i propri valori e i propri sentimenti. Devono esprimere le proprie opinioni e non devono avere paura di farlo. Devono insomma avere un carattere sui social. Possono essere simpatici, scanzonati, sexy, comici, eleganti o cinici, ma devono dimostrarlo, devono far vedere i propri pregi e i propri difetti, le proprie debolezze, perché sono quelle che ci contraddistinguono. Con Taffo siamo partiti proprio da qui. Taffo è un'agenzia funebre, una delle più conosciute in Italia. Siamo partiti pensando che fosse anacronistico dire siamo i più bravi a seppellire le salme. Quindi ho pensato di farli conoscere prima per quello che sono, e cioè persone, e poi per quello che vendono, e cioè funerali. I necrofori, o come diciamo qui a Frascati, ma anche in Italia, becchini, beccamorti, o in francese, cassamortari, sono sempre stati visti di cattivo occhio
portatori di sciagure o semplicemente di sfiga. Abbiamo ribaltato il concetto di morte, e perché la loro debolezza in realtà era la loro forza, perché sono un'agenzia con le pale. Danno consigli, anche medici. Non vaccinatevi, siamo pronti anche ad un'epidemia. Come le persone fanno le feste comandate, e quindi a Natale puoi, ma non esagerare. Dopo Natale viene Capodanno, quindi buona fine, ma senza buon inizio, perché arriva la Befana, che tutte le feste porta via. No, non è l'Epifania. La Befana, si sa, è mal ridotta, instabile, come i nostri governi. Quindi andremo ad elezioni presto, forse. Quindi, italiani, vi aspettiamo alle urne. Dalle fredde lapidi di Taffo si passa alle piastre ardenti di Roadhouse. Nei loro ristoranti hanno tagli di carne pregiate e grigliate miste. Ma dicono che la carne faccia male. Questa è una debolezza. Come combattiamo i nazi vegani? Li seduciamo con i piaceri della carne, perché scegliamo solo manzi selezionati. Se poi non avete tanta fame, non preoccupatevi, perché le loro salsicce, più sono piccole, più sono buone. A volte le dimensioni non contano. Poi in realtà c'è chi un po' di fame l'avrebbe, ma non ha molto cibo a disposizione. Medici Senza Frontiere aiuta uomini, donne e bambini colpiti da guerre, epidemie e catastrofi. Anche qui abbiamo cambiato il punto di vista. Invece che far vedere la sofferenza di queste popolazioni, abbiamo fatto vedere i piccoli problemi quotidiani di tutti i giorni, però i nostri, facendo un parallelismo, perché ognuno ha le sue guerre, aiutaci a combattere le nostre, e quindi le file alle poste contro la fila per i vaccini, vestiti da stirare contro vestiti da trovare, il traffico stradale contro il fango paludoso, Ferragosto al mare contro una grande siccità. Ognuno ha le sue guerre, aiutaci a combattere le nostre. Chiaramente le guerre e i problemi non sono solo in Africa, ma anche qui in Italia. Al sud Italia, soprattutto. C'è Fondazione con il Sud, che è una fondazione che attraverso bandi e attività aiuta il Mezzogiorno. Ma sono problemi o stereotipi? Ai meridionali non va di lavorare. Questa è una gran cazzata. C'è povertà al sud, c'è crisi, non abbiamo diamanti, ma l'acqua è cristallina. Mafia, tutti mafiosi. La criminalità è organizzata, ma noi lo siamo di più. Insomma, ragionando sempre al contrario, scegliendo sempre la via più pericolosa, facendo scelte assurde, diverse, sono riuscito a creare uno stile di comunicazione nuovo, che abbatte i tabù, prende in giro gli stereotipi, ma difende valori e persone. Una comunicazione nuova, che non mente. Sicuramente vuole vendere qualcosa, ma non prende in giro nessuno. Io credo che davvero dalle debolezze nascano poi delle idee che diventano la nostra forza. Superando le paure, riusciamo ad essere più consapevoli e quindi capaci di trovare quelle idee che ci portano a fare delle cose sensazionali per gli altri, mentre per noi che le facciamo sono normali, tranne questa che ho fatto oggi. Grazie.